Ilenia Furlanetto, al termine di una partita giocata bene dal Casalgrande Padano, soprattutto nella prima parte. Sì, si è visto, diciamo, un Casalgrande Padano che ci ha provato, diciamo, almeno per la prima parte del primo tempo. Veniamo da un periodo poco roseo, qualche sconfitta di troppo che magari non ci aspettavamo, che ci ha tagliato le gambe. Oggi era un'occasione per fare dei punti, però effettivamente Pontini è stata più brava di noi e quindi il risultato è giustissimo. Siamo state per il primo tempo agganciate alla partita, dopo non c'è stata più storia. Su cosa dovete ancora lavorare e migliorare? Su tante cose, non c'è un aspetto in particolare. Oggi qualche tiro sbagliato di troppo sicuramente. Se fossimo state più precise sotto rete, forse potevamo stare ancora agganciate un altro pezzo di partita, però sicuramente bisogna lavorare su tutto, difesa, attacco, non lasciare niente di intentato. Che emozione è tornare a giocare davanti alla tua gente e a tante persone che conosci da quando eri piccola? È sempre un'emozione fortissima.